Mi chiamo Diego Cisnero, ho 46 anni ed ero un giornalista. Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di una ragazza scomparsa. La storia di Maria Luisa Mangano. Al Lilibeo, il 1971 è ricordato come l'anno senza Pasqua. In quell'aprile del 1971, le cerimonie per la Settimana Santa vennero sospese. La messa di Pasqua venne celebrata tra gli sguardi sospettosi e inquieti dei fedeli. Gesù risorse come ogni anno, ma le campane non suonarono a festa. Sto usando un registratore perché questa storia voglio raccontarvela. Era il 1971 ed era Lilibeo, costa occidentale della Trinacria. Io avevo 15 anni, lei ne aveva 16. Si chiamava Maria Luisa e frequentava la mia scuola. Ma che ti sei messo in testa di fare il poliziotto? Guarda che questo non è uno scherzo. Non so se l'hai capito. Questa è una storia grossa. Maria Luisa Mangano, 16enne di Lilibeo, è scomparsa ormai da 6 giorni. Stasera niente televisione, mi raccomando. Magari dicono che l'hanno trovata. È inutile che ti illudi. Perché? Io ci spero. Tu no? Non è questione di speranza. Ma oggi hanno detto che l'hanno vista in una 500 blu. Ma tu lo sai quante 500 blu ci sono a Lilibeo? C'è preoccupazione, Ludovico. La gente è preoccupata. Non c'è niente da essere preoccupati. Insomma, non è che sta a Mangano. Era proprio Sant'Agata. Il pezzo ha fatto un macello, Diego. Nel giro del tufo c'è mafia. Ci sono intrallazzi grossi. Sono per me questi fiori, giovanotto. Che vuoi? Chi ti conosce a te? Maria Luisa se n'è andata a cercare, non sono fatti miei. Tutte femmine di sta terra morino ammazzate. Tutte femmine di sta terra morino ammazzate. Tu l'ammazzaste! Tu sei un mostro! Mi chiamo Diego Cisnero, ho 46 anni ed ero un giornalista. Oggi è il 19 marzo 2002. Sono al Caffè Relapso e sono qui per raccontarvi una storia. La storia di una ragazza scomparsa. La storia di Maria Luisa Mangano e del Barranco Scuro. Barranco Scuro di Marco Morana. Una serie audio originale prodotta da Emons Record. Disponibile gratuitamente dal 26 maggio.